quello del costo del trasporto degli alizzati, tra azienda sanitaria pedemontana e sindaci dell'Alto Vicentino si annuncia un tira e molla all'ultimo chilometro o litro di benzina. Tutto è partito lo scorso giugno, quando l'UL7 ha deciso di non coprire più il totale delle spese di trasporto per i dializzati autosufficienti, che ora si vedono rimborsare solo una piccola parte del costo della benzina. L'azienda sanitaria applica una legge regionale, che però non è applicata da tutte le ULS del Veneto. Non è vero che nella regione Veneto tutte le ULS adottino questo sistema, perché se andiamo a vedere le determine dell'ULS 8 dice il contrario, quindi l'ULS 8 paga il trasporto agli emodializzati. I sindaci dell'Alto Vicentino non accettano questo cambiamento al risparmio e sono pronti a dare battaglia perché il trasporto torni ad essere gratuito per tutti i malati. Poi l'ULS si rifà al DGRV 3120 del 1994, che cita effettivamente questo rimborso con mezzi diversi dall'ambulanza. Ma io ho dei casi sociali dove delle persone percepiscono una pensione minima, si parla di 650-700 euro, che non hanno parenti e non hanno mezzi a propria disposizione, che non ce la fanno a sostenere questi costi. Quindi la regione deve intervenire. Il nuovo costo del servizio, ora coperto dai comuni, per la Croce Rossa si traduce in una spesa aggiuntiva annua di circa 55.000 euro. Non stiamo parlando di cifre esorbitanti che pesano sul governo e sul bilancio della sanità della Regione Veneto, però pesano assolutamente molto per ogni singola Croce Rossa. Quindi il trasporto dializzati per l'Alto Vicentino deve tornare ad essere a carico dell'ULSA? Certo che sì.